10 mesi per abituarsi da oggi ad un cambiamento piccolo, sembra non insignificante però. La penultima invocazione del Padre Nostro da non ci indurre in tentazione diventa non abbandonarci alla tentazione. Nell'ultima traduzione italiana della Bibbia, datata 2008, è già scritto così. Nella liturgia non ancora, ma dal 29 novembre 2020, inizio del nuovo anno liturgico, ogni messa sarà celebrata col nuovo messale, la cui traduzione italiana, approvata prima dall'Assemblea CEI 2 anni fa, poi dalla Santa Sede, recepisce le nuove versioni di vari passaggi del testo biblico. L'originale, greco e latino, ovviamente, rimane com'è, ma su non indurci in tentazione Francesco lo disse già 3 anni fa in TV, proprio su questa rete. E questa è una traduzione non buona. Per poi ribadire il concetto anche a maggio scorso. Padre nostro incomincia a padre, e un padre non fa dei tranelli ai figli. E anche gli uomini del Gloria, dall'annuncio degli angeli a Betlemme, diventano amati dal Signore anziché di buona volontà. Cambiamento, quest'ultimo meno controverso del primo. Del resto il Padre nostro è l'unica preghiera tra quelle più care al popolo cristiano, le cui parole sono di Gesù stesso. Però, dice il Papa, bisogna intenderle bene. I cristiani non hanno a che fare con un Dio invidioso, in competizione con l'uomo.